Padova, né a Ferrara né a Venezia, mai soli, sempre col nostro capo Umberto Bossi. Ve l'avevo detto che era un mito questo, eh? Tutte le volte le dico, se tu ti lanci e voli noi ci divertiamo, se crolli e caschi ci divertiamo ancora di più. Domani seguirà la nave che attraverserà tutta la Padania e scenderà alla laguna fino alla foce del Po con un aereo, ha dimenticato di dire che l'aereo del 41 e che non l'ha mai tagliandato, quindi domani ci divertiamo di sicuro. Dai, adesso a me tocca una parte non troppo bella, però è una parte necessaria, perché in tanti ti chiedono per la strada, anche mia mamma me l'ha chiesto, ma come mai dover fare questa manovra, una manovra così dura, perché la Lega ha dovuto o voluto sostenerla? Quindi io lo so che quando si parla di manovre non sono mai bei discorsi, perché le manovre vuol dire tagliare, chiedere, e il tagliare e il chiedere non è mai una cosa che fa piacere. Però bisogna anche capire il perché, alcune responsabilità di perché siamo arrivati a questo punto. E i due peccati originali che sono sul percorso di questa crisi sono: uno, il debito pubblico più alto in Europa e il terzo nel mondo, abbiamo superato 1.900 miliardi. E il debito pubblico, tanti non riescono a capire il significato, vuol dire che lo Stato si deve fare imprestare i soldi dalla gente, dai fondi, e per farti imprestare i soldi tu devi pagare un interesse, e noi ogni anno paghiamo fino ad oggi 70-80 miliardi di interessi. E quindi non ci si può dimenticare che questo debito pubblico l'hanno fatto quei cornuti della Prima Repubblica che spendevano 120 e ne incassavano 100, e oggi vengono a insegnarci quello che mi fa incavolare è che ci sono là i democristiani, i socialisti, quelli della stessa famiglia lì vicino al pentapartito, perché c'era anche il Partito Comunista a fare il debito pubblico, che ci vengono a dire: per uscire dalla crisi dobbiamo far così e cos'ha. Ma io ti do una pedata nel culo che ti faccio volare sulla luna se mi vieni a dare delle lezioni. Mi devi dare le lezioni su come farlo, il debito pubblico. E poi il debito pubblico si incrocia con quello che diceva prima il capo, con l'Europa. E lo dico con orgoglio, perché io non sono mai stato euroscettico, sono sempre stato eurocontrario. Contrario! Perché ho visto solo delle grandi fregature. Nella notte tra il 2001, 31 dicembre, il gennaio 2002, è entrato l'euro, dalla sera alla mattina si è dimezzato lo stipendio, perché doveva valere 2000 lire e valeva 1000 lire. Punto primo. Due, come diceva il capo, finché aveva la nostra liretta, noi la svalutavamo e all'estero il prodotto tirava. Ogni volta che c'era una flessione svalutavi e tiravi. E i nostri cari presidenti emeriti, quelli che ci hanno fatto entrare in Europa, Ciampi e quelli che l'hanno seguito, a dirci: è il prezzo che dovevamo pagare perché noi avevamo un debito pubblico, adesso il debito pubblico ce lo garantisce l'Europa. Perfetto, per un po' di anni è andata avanti così. Da 3 o 4 mesi l'Europa ha detto: ognuno per sé e Dio per tutti, e vi arrangiate da soli. E i tassi di interesse nel mese di luglio sono andati al raddoppio, continuavano a salire, e se prima pagavamo 70-80 miliardi vuol dire che dopo ne avremmo pagati 140-160, e quei soldi in più li chiedi ai cittadini con le tasse. Poi se non arrivi a farti imprestare i soldi perché la gente inizia a credere che forse non sei più credibile, tu non hai più i soldi per pagare gli stipendi, le pensioni, vai in ospedale e uno ti dice: guardi che le paga, il Servizio Sanitario Nazionale non è più in grado di darle niente. Oppure vai in banca e succede come alla fine delle guerre, dove le dicono: guardi, sa cosa può farsene lei dei suoi euro, ci accende il fuoco. Quando uno ha davanti delle scelte del genere, e guardate che la tentazione di dire lasciamo andare avanti la crisi, salta tutto,
e forse nasce veramente la Padania. Ma si può far nascere la Padania con un popolo che ha il sedere per terra? Io dico di no. Non è giusto giocare a quel punto con la pelle dei cittadini. E a quel punto abbiamo dovuto dire di sì a una manovra pesante che è stata irrigidita, ma con dei paletti fondamentali. Tanti, ma uno, guardate, agosto mi sono tolto proprio una mia soddisfazione personale. Se tutti devono pagare, questa volta devono pagare veramente tutti, e sono riuscito a tassare anche i calciatori, quelli della Serie A, quelli che guadagnano dei milioni di euro. Poveretti, hanno scioperato, una categoria indigente, magari, soffrono come delle bestie, tutti i fine settimana. E gli ho detto, volete scioperare? Va bene, pagate la tassa. Scioperato un altro giorno, ve la raddoppio. Oh, sono tornati subito a giocare, anche perché loro non considerano una cosa. Il rischio, e a me personalmente quando scioperano loro, non me ne frega niente. Niente! Vado a vedere la Serie B piuttosto. Ma quello che dovrebbero tenere presente i tifosi, che io vorrei che un giorno davanti a quei balletti, a quei capricci, fossero i tifosi a scioperare e non andare più a vedere la partita. Poi l'altro paletto, ne ha parlato la Rosa, il discorso delle pensioni. Poi sembra che il pallino delle pensioni ce l'abbia solo noi. È bestiale. Io ero convinto avremmo Rifondazione Comunista, IDS, tutti al nostro fianco. Oh, penseranno le banche, i banchieri. Delle pensioni non gliene fregava niente a nessuno. Abbiamo fatto 4 manovre. È il sistema previdenziale più equilibrato in Europa, e rispetto a quel che dice l'Europa, è l'unico che ha una riduzione della spesa da qui a 50 anni, e quelli che stanno aumentando la devono dirci come si fa. Io dico, è sbagliato sì il sistema pensionistico, perché diamo una miseria ai nostri pensionati, quello è l'errore delle pensioni. E se vogliono toccare qualcosa, la pensione di chi ha lavorato non la tocchi, perché è un diritto acquisito. Ce ne sono tante altre di pensioni da andare a toccare, tante. Spendiamo 16 miliardi di pensione di invalidità. Hanno poi poveretti, un paese disgraziati. Se uno va a vedere per loro le regioni, vedi che i più alti tassi di invalidità sono nelle regioni dove c'è la speranza di durata media di vita più alta. È una roba che è curiosa. 4 miliardi si pagano in pensioni di invalidità e 12 in accompagnamento. Abbiamo scovato i falsi invalidi, sono scese le invalidità e gli accompagnamenti continuano a salire. È una cosa bella curiosa anche quella. Poi noi siamo così furbi che l'accompagnamento glielo diamo in mano magari al cieco in giro con la Ferrari, perché l'accompagnatore, non solo l'accompagnamento, ma se compra la Ferrari non paga l'IVA sulla macchina, indipendentemente dal reddito che ha. Ma qualcuno che vuole andare a vedere queste cose qua ci sarà. O le pensioni di riversibilità. A Torino ho trovato una signora, una vedova, che voleva mangiarmi via la testa perché ho parlato delle pensioni di reversibilità. Io non ce l'ho con le pensioni di reversibilità di chi ha vissuto di fianco una persona che ha pagato i contributi. Io ce l'ho prima di tutto col Viagra, che ha rovinato veramente la vita tutta. Porco cane, un tempo dopo i 70 si mettevano belli tranquilli, adesso anche 80 si sposano, sto dicendo scopano, si sposano. La ragazzina di 18 che viene dai paesi dell'est ha 81 anni, il vecchietto stinca magari proprio per il Viagra, e poi quella là si prende la pensione da 18-80 anni. 37 miliardi paghiamo di queste pensioni, se vogliamo vedere dove la ciccia da andare a rosicchiare lì, e lo andremo a fare. Poi un altro capitoletto, un po' un mio pallino, il discorso dei costi della politica. Proprio questa settimana, mercoledì sera, abbiamo fatto votare al Consiglio dei Ministri l'urgenza della riforma costituzionale che porta al dimezzamento del numero dei parlamentari e alla nascita del Senato federale.
in tutto quel periodo ero un cascio, perché io due legislature fa la riduzione del numero dei parlamentari l'avevo fatto votare 4 volte, perché bisogna votarla 4 volte in Parlamento, e solo perché un referendum della sinistra ha fatto votare contro, se no il Parlamento già ridotto sarebbe già a regime. Però anche qui, ancora oggi anche lì c'è Bersani e compagnia cantante, bisogna ridurre il numero dei parlamentari. Inizi a te a ridurti da solo, che farebbe bene al mondo se ti riduci da solo. E siamo andati a toccare la casta. Io ho un po' di anni che mi diverto, devo dire che qui c'è Mario Borghezio, che nonostante la sua posizione momentaneamente di sospensione ha fatto dal 92 una guerra rispetto ai privilegi dei parlamentari e ne abbiamo fatti togliere tanti. Io ho proseguito su quella strada lì, Mario, sono riuscito a far mettere che se uno non va in Parlamento a votare gli tolgo 300 euro al giorno, che gli fanno girare le balle quei 300 euro. Io ho bloccato la scala mobile perché prima erano collegati a quella dei giudici e adesso da 5 anni lo stipendio è bloccato. Mi ha ridotto per 2 volte lo stipendio dei ministri e gli devo dire sono proprio un cretino, l'unico che si riduce lo stipendio da solo sono io, 2 volte, quindi il 20%. E adesso quando attraverso la strada ho tutti i colleghi che mi vogliono così bene che anche quando sono sulle strisce pedonali mi devo guardare in giro, non ci sarà un parlamentare in giro questa volta, e ho detto ora o mai più, sia la parte della crisi in senso positivo. Ho detto, se non tagliamo questa volta le pensioni d'oro non ci riusciremo mai più. Dicevano che era un diritto acquisito che non si poteva toccare. Ho detto, intanto iniziamo a dare una tosata alla pecora, all'impresa, se la sono portati a casa, anche le pensioni d'oro sono andate. Ma è stato niente rispetto a toccare lo stipendio del parlamentare. Quello veramente, sapete, è facile dire riduciamo, ma poi per ridurlo noi l'abbiamo messo in un decreto legge. Quindi diventa immediatamente efficace, ma se non viene convertito non diventerà mai legge e tu devi farlo votare da chi? Dal capone a cui gli dici guarda che ti anticipo un po' il Natale, ti mettiamo in pentola prima. Eppure alla fine devo dire che ce l'abbiamo fatta e qualcosina, poi non sarà tutto, l'abbiamo fatto anche perché non c'è solo il Parlamento, ci sono le nostre belle regioni, devo dire che in questo Roberto è stato bravo e ha iniziato subito a ridurre gli stipendi dei consiglieri regionali, perché il consigliere regionale in alcune regioni prende 2,5 volte quello che prende un deputato. Nessuno ne parla, ragazzi miei, 2,5 volte. La Sicilia, ragazzi, lì non ho fatto neanche le volte che prende o che dopo una legislatura prendono la pensione. Ho ridotto gli stipendi, il numero, gli assessori, come? Loro hanno la loro autonomia. Io ho detto loro possono decidere tutto quello che vogliono, ma ho usato la stessa tecnica per gli enti inutili. Tutte le volte che cercavo di sopprimere un ente mi scappava via peggio di una guida. Sono bestiali, peggio dei topi. Sono una... e ti chiama... Guardate, tranne che il Papa per salvare qualche ente mi ha chiamato tutti. Ma è una cosa importantissima. Oh, non sai perché sono al mondo, ci sono sigle che proprio non riesci neanche a capire. Ho detto guardate, io faccio solo un discorso, volete esistere? Bene, io vi chiudo l'ossigeno e gli ho tolto completamente i finanziamenti, poi se vanno avanti viva Dio, ma almeno non ci costa niente. Alle regioni gli ho detto o riducete il numero dei consiglieri, il numero, l'entità dello stipendio e gli assessori, o vi tagliamo i trasferimenti democraticamente, poi deciderete voi che cosa fare. E infatti hanno tutti ricorso alla Corte Costituzionale perché è antidemocratico. No, è antidemocratico che regioni, ci siano regioni in Italia che sono la metà della vostra provincia come dimensione e che prendono, credo, 10-15 volte lo stipendio che uno prende a livello locale. Quella è una bella schifezza e una bella porcheria. Poi c'è stato il problema delle province. Noi è una vita che cerchiamo di sostenere che un ente intermedio debba esserci rispetto, io mi immagino
quello che da qui cosa deve fare? Aver come punto di riferimento Torino. Io credo che sia un'assurdità che debba esserci un organismo intermedio con la provincia, però paghiamo le scelte di alcune regioni che hanno creato province di 25-30 mila abitanti. Ce ne sono in Sardegna, l'Iglesias, la Carbonia, e non sono cose da riscaldamento, sono province, Carbonia è una provincia, e costa come una provincia intera. E noi abbiamo detto chiaro e tondo, ne riduciamo di un po', non gli andava bene. Allora abbiamo detto le diamo in mano alle regioni, perché io credo che il federalismo sia far decidere a livello di ciascuna regione cosa è necessario avere, quante averne, che dimensioni averne e che cosa fargli fare. E io mi auguro che questa sia la strada che prendono. Poi sui comuni, ne hanno già parlato tanto quelli che mi hanno preceduto, quindi non voglio più entrare, e mi scuso anche certe manifestazioni che ho visto in questi giorni rispetto a quello che è stato messo nella testa di questa gente, che è una cosa vergognosa. È venuta una sindaca questa mattina a dirmi: protestiamo, ci sentite, ci date qualche risposta? Gli ho detto: perché protestate? Per i tagli che ci avete fatto. E ho detto: ma lei di quanti abitanti fa? 800. Ma in tutte e tre le manovre non è stato tolto un euro ai comuni fino a 5.000 abitanti. C'era chi mi diceva che li abbiamo strangolati col patto di stabilità, perché è uno slogan anche quello, ma nei comuni sotto i 5.000 abitanti non c'è il patto di stabilità. Quindi credo che dietro certe manifestazioni ci siano anche personaggi. Io stamattina andavo su, sentivo una puzza, porca bestia, ho detto c'è l'aria pulita qua al Monfiso, porco cane mi scappa l'occhio, c'è in giro un consigliere regionale già assessore che striscia lungo la strada. Ho detto porco cane, se lo becco lo tiro su al palco, così al posto che andare a manifestare con i sindaci viene a spiegarci i buchi che ha trovato Cota in regione Piemonte, chi diavolo li ha fatti, chi ha distrutto la sanità. Ma prima o poi lo ribecco, perché intanto in giro alla sera è sotto scala, topponi girano, li becchi poi, non ci sono problemi. Poi certo c'è il problema dei tagli, non sono mai belli i tagli, però io devo dire per la prima volta siamo riusciti a tagliare di più i ministeri di Roma rispetto al territorio. Certo, nel mondo dei ciechi in monocolore, però 1,8 miliardi, come ha detto Bossi, siamo riusciti a ridurli in termini di taglio. Però per la prima volta non c'è il taglio lineare, ma li si applicherà solo ai comuni non virtuosi. Quindi quelli virtuosi non solo non avranno un taglio questa volta, ma non avranno neanche il taglio delle manovre precedenti. E voglio vedere anche al nord quelli che sono virtuosi o no, perché qualcuno dice una cosa e noi dichiara un'altra. E poi li coinvolgiamo nella lotta all'evasione fiscale. Prenderanno il 100% delle entrate dello Stato per 3 anni fuori patto. E io credo che in questo paese, lo so che è un argomento anche questo difficile, peggio della manovra parlare di evasione fiscale, però purtroppo noi siamo un paese di evasori, non ci sono cazzi. Mancano l'appello di base imponibile 300 miliardi e mancano quindi 150 miliardi di entrate. Se entrassero 150 miliardi di quell'evasione, noi potremmo dividere a metà le tasse che paghiamo oggi. E quindi è bene che le tasse le paghino tutte per pagarne di meno. E il sindaco, perché vedete il paradosso, è che fino ad oggi il sindaco sa che in città gira col Porsche, col Ferrari, ma non sapeva cosa dichiarava. L'agenzia delle entrate sa quanto guadagni, ma non sa che sei in giro col Porsche. Se tu metti insieme le due cose, i conti non tornano più. E se qualcuno si intestava le macchine alle società di leasing, e già vedo qualcuno che inizia a traballare, alle società di comodo, le società familiari, quelle che non fanno mai utili per cui non pagano mai le tasse, da quest'anno le paghi comunque, perché una piena le balle di andare a Nizza, nelle varie città ligure, e vedere le sfilze di yacht, e ci sono tutti i poveri disgraziati che dovrebbero essere in cassa integrazione. Da adesso io non dico che i ricchi piangono, ma
ma vi garantisco che non ridono più, non ridono più, perché qualcosina devono mettere tutti sul piatto. Ecco perché abbiamo dovuto dire di sì, e io credo che una forza responsabile abbia la necessità di prendersi certe posizioni, anche quando sono difficili. Ma non basta la manovra per l'equilibrio di bilancio, adesso ci vuole la crescita. E l'unico modello che non si deve andare a cercare in Germania, noi ce l'abbiamo a casa nostra, è il modello padano. A livello nazionale la nostra crescita sta stagnando. Se uno prende i dati rispetto alla Padania, stiamo crescendo più della Germania. Allora è inutile star lì a guardarsi in giro. Il modello è questo, punto, basta. Lo volete seguire? Io vi dico il modello vincente. Però il modello vincente vuol dire qualche cosa che le minga troppo, soprattutto a certe latitudini. Svegliarsi presto, da Laura presto, tirarsi sulle maniche e fare fatica. La dura per chi non ce l'ha nel DNA, ma se non lo, se lo fanno entrare nel DNA, io piuttosto che finire e ritornare nel regno delle due Sicilie, preferisco andarmene per i cavoli miei, e è quello che faremo. Buona Padania a tutti!